Le dimensioni precise della tragedia sono ancora sconosciute. I russi affermano di aver evacuato 738.000 bambini ucraini dalle aree di. Ma il commissario per i diritti dei minori dell'Ucraina, Daria Erasichuk, spiega che non è un'evacuazione umanitaria. È una deportazione e lavaggio del cervello. Ed atto genocidio. Dice al giornalista del Sunday Times, la incontra nel suo ufficio di Kiev per rapporto su quello che, secondo la Casa Bianca, è forse il crimine più abominevole stato pianificato perseguito in anno. Occupazione russa. Bomba super russa in Ucraina. Quello che è il dispositivo di pianificazione PAB-1500B usato contro Kiev, il rapporto giovedì il procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale, Karim Khan, terrà un rapporto a Ginevra. Il numero totale di bambini deportati non è così alto. Un rapporto dell'Università Yale rapporti di 6.000 minori tra 4 mesi e 17 anni tenuti in 43 campi. Un'operazione coordinata a Mosca. Erasichuk ha documentato 16.221 casi. Ci saranno poche centinaia di migliaia. Fanno parte della campagna russa. Tutto ciò accade semplicemente. Lilia, 11 anni. Un giorno settembre è tornato a settembre. Sede di Kherson che diceva sua madre Tatiana che la scuola l'avrebbe inviata per 2 settimane in un campo estivo in Crimea. C'è, non sarà così facile farla tornare. Tatiana preoccupazioni, ma gli amici Lilia vanno e per una ragazza cosa è più bello di vacanza dalla sulla costa con i compagni classe? E poi non c'è tutta questa possibilità di scegliere. Le famiglie sono invitate a portare il certificato di nascita alle 6 del mattino al porto del fiume. Per un bel steam gita in barca. I ragazzi raccontano di riunioni con delfini. Concerti. Visite a molti posti. È l'inizio di un film horror. Tutto sembra normale. Nulla è accento grave.in un altro. E un altro. I preparazioni iniziano a chiamare l'insegnante. Quando ci riportano a noi. Presto gli interlocutori scompaiono. Nobody dà risposte. Comunicazioni si rendono precarie. L'agitazione cresce. Alcune madri vedono la televisione russa o su social media bambini ucraini a Mosca che parlano con i soldati russi. Scrive il Sunday Times che vedere queste scene Lyudmila, 44 anni, pensa con il terrore della sua figlia di 15 anni, Anastasia, che ha anche iniziato per la Crimea. Voleva assolutamente vedere il mare. Quando la accompagnò c'era un andrautobus ed, come tutti i bambini di Kherson volevano togliere il trasferimento, le parole di Anastasia echeggiano quelle di Lilia. Russia ne parla solo. Alla fine del periodo il trasferimento da un campo all'altro. Un insegnante ucraino, collaboratore, lo ha schiaffeggiato quando ha cercato di uscire. C'è cinema, ma i film sono solo la propaganda russa. Alcuni genitori sono stati invitati a scendere dal Kherson. Ai bambini viene chiesto di dire che avranno un appartamento gratuito e un lavoro. Chiunque vada non tornerà. Lia e Anastasia sono alla fine sono fortunati. Le loro madri si sposano con l'organizzazione Save Ucraina. Viaggiano 8.100 km in 15 giorni per coprire 500 in aria. Attraversano la Bielorussia e la Russia. Ma gli altri? Ianna, 33 anni, non può abbracciare il suo figlio di 13 anni, Dimitro, per 6 mesi. Improv, 43 anni, ha visto la sua vitalità l'ultima volta. 15, 4 mesi fa, i campi di destinazione sono molto meno accoglienti dei primi. Runner senza coperte, vestiti per adulti. Ci sono quelli che parlano di abusi sessuali su girls. Un'effettiva di 460 minori è stata uccisa e circa un migliaio di feriti in
In media ogni bambino ucraino ha trascorso 900 ore nei rifugi antiaerei. E 1538 scuole sono state distrutte.